Lei conferma di aver ritenuto questa proposta del dottor Di Maggio, per così dire, anomala, in considerazione del fatto che lei aveva fatto condannare con le sue dichiarazioni proprio Cuscunà? Sì. E lei lo fece presente al dottor Di Maggio? Lo feci presente al dottor Di Maggio e lui mi disse, anzi, gli contestai il fatto che il Cuscunà, che io l'avevo cercato e che lui non si era fatto sentire, e lui disse, non c'ero, mi dispiace, dice però io non voglio che tu parli con Cuscunà, parla con l'avvocato del Cuscunà. E io gli disse, ma guarda, non lo conosco, non so chi, va bene, informati. Quindi, vabbè, voglio andare oltre, domanda e risponde, prego. Sì, grazie. Allora, lei ricorda il nome dell'allora direttore del carcere di Sollicciano? Quattrore. Lei ha già, le chiedo di precisare nuovamente l'ubicazione dell'ufficio del dottor Quattrone, lei lo ha già detto prima. Guardi, si attraversa il colloquio avvocati, il corridoio del colloquio avvocati, si va in fondo, si scende, poi c'è la specie di stradina in mezzo, di fronte c'è un altro stabile, al primo piano. Sì. Può riferire in che occasione il dottor Di Maggio le parlò della dissociazione? È la prima volta la dissociazione? La prima volta per accennò alla, come termine così, dissociazione, per accennò, mi pare, al bar, come termine così. Poi ve lo spiego meglio per la telefonata, quello che dovevo dire a Cuscunà, e quindi gli spiego meglio cos'era questa dissociazione, e poi successivamente me ne parlò al carcere di Opera. Sì, perché lei il 4 ottobre 2012, a domanda del PM, lei ha mai sentito parlare da Di Maggio ed eventualmente ha mai parlato lei con altri su mandato di Di Maggio della cosiddetta dissociazione? Lei risponde, sì, nel carcere di Opera mi parlo di questa dissociazione, ma potrebbe essere una bufala che ha detto così, io la sto ripetendo, eccetera. Sì, ma infatti se lei guarda gli interrogatori precedenti, io lo dico e mi viene contestato questo. Mi viene contestato che io già avevo detto precedentemente. E infatti, sì, la ringrazio, ci stavo arrivando. Infatti poi, quattro pagine dopo, il PM contesta che nel corso dell'interrogatorio fatto una settimana prima lei aveva fatto riferimento a un'altra circostanza. Il 4 ottobre stava un giorno negativissimo per me. Stavo pure male, quindi può capitare. Per carità. E lei infatti a questa contestazione del PM risponde sì, mentre lui ne aveva già parlato forse precedentemente di questo, però no, non mi ricordo se in quella sede. Sempre il 4 ottobre. Sempre il 4 ottobre. E il PM quindi continua la contestazione, perché le legge il passo, pagina 117, lei risponde allora può darsi, però non lo ricordavo che nella telefonata, eccetera. Questo sarà un verbale, ma se guarda i verbali precedenti queste cose ci sono. Il 4 ottobre sarà stato un giorno in cui, come si suol dire, stavo male, non andava bene, ero dissociato, avevo sei magistrati davanti, sette. Quindi... No, può capitare, perché lei ha parlato in riferimento alle sue dichiarazioni di Cuscunà, Di Maggio, Bucalo, Quattrone, è a conoscenza del fatto che si tratta di soggetti tutti deceduti? No, di Quattrone non ho assolutamente creduto, di Quattrone. Quattrone, di Bucalo sì, di Di Maggio sì, ma di Quattrone no, e neanche di Cuscunà. Però... Vabbè. Lei ha avuto modo di leggere sui giornali articoli relativi alle vicende che ha deciso oggi di raccontare?